Ciao Simon, bentornato ad Empoli. Era da un po' di tempo che ti aspettavamo qua. Questa è una storia d'amore, no? Tra te e l'Empoli che finalmente si è riconiugata. C'è tanto da dire perché poi in mezzo ci sono state due partite e quattro gol, però io voglio partire dalle emozioni perché so che per te tornare qua è stato molto importante, lo volevi fortemente e quindi voglio partire da quanto conta aver rimesso addosso la maglia azzurra. Primo, grazie mille. No, dai, conta tanto tutti. Sappiamo che volevo tornare qua. Dai, l'anno scorso c'era per me molto, molto difficile. Allora, questi gol, quelli 3 punti, per questo c'è più importante. Ci sono con me molte emozioni. Ciao, io volevo chiederti soprattutto, appunto, mi collego a quello che ti ha chiesto Alessio, ma questo feeling che c'è con l'Empoli, no? Perché comunque tu hai girato altre squadre, ma a Empoli sia la prima esperienza che l'inizio di questa, hai dimostrato avere proprio un feeling con la maglia azzurra, con la città di Empoli, con la squadra. Quindi cos'è che ha questa maglia e questa città che ti fa rendere al massimo? Sì, c'è qualcosa. No, cioè, quando sono arrivato qua, già sono stato bene, forse è questo. E adesso quando sono tornato, non è prima volta, per questo ho già conosciuto tutto e tutti, e secondo me è questo. Ciao Simon, bentornato anche da parte mia. Io invece ti chiedo sulla partita contro il Monza, una vittoria come già hai detto te molto importante, nata soprattutto probabilmente dall'atteggiamento della squadra. Avete fatto una partita davvero di gruppo, tutti compatti e alla fine il risultato si è visto. È questo forse che vi sta dando maggiormente, mister Nicola? Sì, sappiamo dove siamo in questo momento, dobbiamo fare tutto per andare su, ma tutte partite dobbiamo giocare con questo spirito come abbiamo giocato contro il Monza, secondo me è questo. Ciao Simon, bentornato a casa, anche se un po' lontano da casa vera, però ormai la possiamo considerare Empoli un po' come la seconda casa di Zurkowski. Sei tornato subito con questi quattro gol, cioè, cosa c'è da aspettarsi ora? Immagino tu voglia continuare, cioè, ti dobbiamo aspettare il capocannoniere del campionato, cosa? Oh, dai, tutti in squadra vogliamo fare gol. Anche io voglio fare gol perché senza gol non si vince le partite. Ma soprattutto di questi gol, più importante è prendere più punti possibile. Adesso obiettivo sappiamo qual è, questo non devo dire. Buonasera. Quattro gol in 124 minuti, insomma, è un bel record per Zurkowski. Chiedo questo, che squadra, come ti sei trovato subito in questa squadra dell'Empoli, la nuova per te, penso ci sia qualcuno che. Come ti sei trovato nell'ambiente, tornandoci? No, tutto a posto, c'è già qualcuno conosciuto, ci sono anche polacchi, già conosciuto anche tutti qua, non è che hanno cambiato tutti, per questo ambiente come sempre top. Com'è? Ah no, tifosi. No, meglio, come sempre. Come sempre bene, sì. Senti Simon, tu sei arrivato teoricamente per fare la mezzala nel vecchio 4-3-1-2 con Andrea Zorzi, da dove avevi lasciato un anno e mezzo fa. In una settimana è cambiato tutto. Ora, visto com'è andata domenica, direi molto bene. Ma come ti trovi in questo nuovo assetto del centrocampo? No, io devo trovare dove mi vede mister.
Se il mister mi dice che devo giocare là, io devo giocare là e devo dare tutto. Ma comunque ho trovato... Ti piace comunque anche questa qua? Sì, mi piace tutte le posizioni, l'importante è che si gioca. Giusto. Ecco, appunto, giocare. Quanto è importante per rendere al meglio giocare con continuità, cosa che ti ha dato la possibilità di fare l'Empoli sia nella prima esperienza che... insomma in questa nuova, e poi torno ai gol, perché a me piacciono i numeri e tu il tuo record di gol segnati in un campionato è stato 6 a Empoli, sei già a 4, l'obiettivo è anche quello di superare il tuo record e magari farne più di 6? Sì, il mio obiettivo individuale è normale che è sempre fare di più, ma quella prima non ricordo cosa hai chiesto. E poi l'importanza di giocare con continuità per rendere al meglio. Ah sì, questo c'è, cioè, importante per tutti, perché senza questo non si va avanti. Siamo un'ultima cosa sul tornato sui gol di Monza. Il primo, mi sembra, c'è stata una esultanza particolare, quindi ti chiedo la dedica che hai fatto per questa tripletta. E poi invece sul futuro, adesso arriva questo impegno di Torino con la Juventus, sicuramente un altro step ulteriore, perché arriva una squadra che è in netta crescita, in forma, addirittura è arrivata in cima alla classifica. Certo, non dobbiamo dire che Juventus si gioca là, perché sappiamo tutti e sappiamo che quella partita sarà dura, ma noi dobbiamo preparare tutto su allenamenti e poi niente. E prima risultanza, dai, nessuno mi dice che l'anno scorso non ho fatto gol, è così. Sì. L'ho fatto gol, esatto. Uno sì. Sì, un'ultima curiosità per quanto mi riguarda. In queste parentesi lontano da casa, lontano da Empoli, cioè Firenze, poi Spezia, cosa non ha funzionato? Perché Zurkowski lo vediamo solo qui, il vero Zurkowski? Non lo so, io in tutte squadre voglio dare tutto, ma qualche volta c'è così. Non so come anche spiegare bene, perché anche io non capisco cosa non funzionava. Questo, scusa, ma non so cosa dire di più. Posso fare una domanda, una curiosità? Essendo stata la prima tripletta in carriera, primo pallone che ti sei portato via, l'hai posizionato da qualche parte, in casa? No, ancora no, perché faccio ancora trasloco, per questo non c'è.